Costruire una integrazione sociosanitaria che dovrà accompagnare le persone fragili in un lavoro di rete per promuoverne l'inclusione sociale è il primo degli obiettivi che la seconda conferenza regionale sulla salute mentale ha posto al centro del confronto con le istituzioni, con le quali si è avviata una riflessione anche sui temi delle dipendenze, del budget di salute, delle carenze di personale, della sua formazione, dei progetti di vita indipendente. Abbiamo posto dei punti che sono da una parte il rafforzamento della partecipazione e quindi attraverso la costituzione di un coordinamento regionale sulla salute mentale che approvi un piano di azione regionale. Altra questione molto importante che noi poniamo è quello dell'integrazione sociosanitaria e in questo caso voglio dire un incontro tra le reti formali che sono il distretto 2.0, il CSM e appunto le reti informali che è il mondo del volontariato, il terzo settore, le parrocchie, i centri sociali che insieme appunto portino avanti un progetto di inclusione sociale della persona. Terzo punto che è fondamentale è quello della neuropsichiatria infantile, cioè che in Calabria abbiamo oltre 60.000 giovani pazienti, no? Con un incremento notevole di oltre il 40%, dove noi abbiamo già posto lo scorso anno l'istituzione di 3 unità operative complesse ospedaliere di neuropsichiatria infantile a Catanzaro, a Cosenza e a Reggio Calabria. In ultimo, ma non ultimo, il budget di salute. Cioè cos'è il budget? È lo strumento per cui il cittadino, attraverso un progetto fatto sulla persona, abbia dei finanziamenti per poter garantire una deistituzionalizzazione della persona perché appunto possa vivere una sua vita autonoma. L'assessore regionale alle politiche sociali Emma Stein ha rivendicato il lavoro nella direzione di un'integrazione sociosanitaria rispondente alle esigenze del territorio. Oggi con la conferenza sulla salute mentale poniamo al centro dell'attenzione un argomento che solo negli ultimi anni è diventato importante anche a livello nazionale. Un po' per pregiudizio, un po' per gap infrastrutturali in generale non della Calabria ma della nazione intera non è mai stato messo al centro la salute mentale. Ricordiamoci che in Francia si spendono 560 euro pro capiti, l'Italia ne fa solo 60 euro pro capite a cittadino per la salute mentale. Quindi si cerca di andare verso un'inversione di tendenza, anche perché giustamente sono patologie molto delicate che hanno un impatto forte nella vita delle persone che ne soffrono, ma soprattutto dei loro familiari.